Vi do comunicazione di quello che fino a questo momento sarebbe dovuto essere segreto pontificio, ma come tutti i segreti, anche quello pontificio è un segreto per non essere osservato. Roma, 25 luglio 2022. Eccellenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato Vescovo di Mazara del Vallo il Reverendo Monsignor Angelo Giordanella, del clero di Noto, finora Vicario Generale. Desidero in questa occasione rivolgerle i miei più profondi e cordiali sentimenti di gratitudine per quanto da lei svolto in qualità di pastore per la comunità che è Mazara del Vallo, per il costante impegno e la dedizione profusi. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di venerdì 29 luglio 2022 e fino a quel momento deve rimanere, come è noto, subsegreto pontificio. Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con senso di distinto ossequio dell'eccellenza vostra reverendissima Monsignor Emil Paul Cerlich, nunzio apostolico. Abbiamo sforato dei due minuti in anticipo, però credo che questo non potrà essere motivo di provvedimento penale nei miei confronti. Vi do lettura del profilo del curriculum vitae di Monsignor Giordanella. Ecco, la campagna arriva. E anche questo mi è stato inviato dalla Nunziatura. Il Reverendo Monsignor Angelo Giordanella è nato a Modica il 24 febbraio 1956. Ha compiuto gli studi primari a Modica e successivamente è entrato nel seminario minore della diocesi di Noto, dove ha frequentato le scuole medie inferiori e l'istituto magistrale. Ha iniziato e concluso gli studi filosofico-teologici presso lo studio teologico San Paolo di Catania, ospite in quegli anni insieme agli altri seminaristi della diocesi di Noto presso il seminario vescovile di Acireale. È stato ordinato sacerdote il 27 dicembre 1983, incardinandosi nella diocesi di Noto. Ha ricoperto i seguenti uffici: vicerettore del seminario diocesano 1982-84, vicario parrocchiale parrocchia Pantheon Noto 1983-1984, vicario parrocchiale parrocchia Sacro Cuore Avola 1984-1988, vicario parrocchiale San Giovanni Battista e San Paolo Avola 1988-1989, parroco della parrocchia San Giovanni Battista e San Paolo Avola 1989-2010, membro del Consiglio Presbiterale Diocesano dal 2008, membro del Collegio dei Consultori dal 2008, assistente diocesano unitario dell'Azione Cattolica Italiana dal 2008, vicario episcopale per il clero 2009-2010, vicario generale della diocesi dal 2010, rettore della Basilica Cattedrale di San Nicolò dal 2010, cappellano di Sua Santità dal 2011, direttore della Caritas diocesana dal 2019. Io ho sentito Monsignor Giordanella in questi giorni già una volta e ancora stamattina e mi ha mandato il saluto che adesso chiedo al Vicario Generale di volerci leggere. Carissimi sorelle e fratelli tutti, laiche e laici, religiose e religiosi, diaconi e presbiteri e seminaristi, non posso nascondere il sussulto del cuore e lo stupore per il ministero che oggi mi viene affidato, per me impensabile, e mai desiderato e cercato. Anzi, debbo confidarvi l'agitarsi in me di sentimenti tumultuosi e contrastanti come il senso di paura, di fragilità, inadeguatezza. Emozioni certamente fomentate dall'ingannatore, il quale distoglie dalla consapevolezza che la nostra vita è totalmente nelle mani di Dio ed è dono per altri. Il profeta Isaia mi ha aiutato a continuare, come ho sempre fatto, a fidarmi del Signore e a chiedergli di liberarmi da ogni paura ingannatrice,
a riporre in Lui la mia sicurezza. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Sono certo che anche stavolta l'inedita ed imprevedibile creatività dello Spirito ha prevalso e prevarrà ancora sull'opera umana. Mi ritrovo adesso con una profonda e intensa gratitudine anzitutto al Signore, datore di tutti i doni. Egli mi chiede di seguirlo anche ora e, in una forma sempre più radicale, a mettere la mia vita al servizio del suo Vangelo e di quanti mi siete stati affidati attraverso il mandato di Papa Francesco, che ha benevolmente riposto in me la sua fiducia. Anche a lui va la mia gratitudine, mentre gli rinnovo la mia fedeltà ed obbedienza. Mi sento accompagnato dallo Spirito, sempre operante nella Chiesa e da ciascuno in ciascuna di voi. Il Signore mi chiede di amarvi. Vi prometto di amarvi sin d'ora in Lui, mio tutto e mia roccia della vita di uomo, di cristiano e di presbitero. Vengo a Mazara con lo stesso sentimento manifestato da Paolo alla Chiesa di Corinto. Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già saldi. Stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, tutti noi verremo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Mi inserisco volentieri nel fecondo solco del campo del Signore già tracciato e curato dai miei venerabili predecessori. Sono certo che in questo promettente tempo del cammino sinodale potremmo crescere insieme, nella comunione col Signore e tra noi, sostenuti dall'assiduo ascolto della parola di Dio e dalla frazione del pane. E se un passo deve rimanere, e se un passo deve ritmare il percorso che ci attende, sarà il passo degli ultimi, degli scarti della nostra società, di chi stenta perché piccolo e fragile. Camminiamo insieme nella gioia di sapere che siamo, nello Spirito, una cosa sola in Cristo, nella diversità dei doni e dei ministeri. Per primo io metterò a disposizione, così come ne sarò capace, il ministero che mi viene affidato ora. Ciascuno di voi, ne sono certo, farà altrettanto. Ci saremo tutti, tutti convocati e tutti inviati. Riflesso della comunione trinitaria, vogliamo attraversare con umiltà e coraggio, per condividere la gioia del Vangelo e espandere il buon profumo di Cristo, le strade delle nostre città, essere prossimi a tutti, accogliere quanti arricchiscono il nostro territorio con la diversità della loro provenienza, cultura e religione. Come Chiesa che si affaccia sul Mediterraneo, vogliamo promuovere un dialogo sereno ed ecumenico tra le due sponde nella consapevolezza che il mare è nostro, deve continuare a essere il ponte di incontro e di pace, di vita e non di morte. Per tutti i nostri marittimi e per quanti lo attraversano, desiderosi di libertà e di dignità umana. Con questi intenti ringrazio ancora di cuore il Santo Padre, il caro Vescovo Domenico Mogavero, che tanto si è speso per mantenere viva la fragranza del Vangelo e la lampada della fede in questa amata chiesa mazzarese, ed il Vescovo Emerito Emanuele Catarinicchia. Ringrazio sin d'ora le autorità civili e militari, confidando in un dialogo proficuo e in una buona collaborazione per il bene delle nostre comunità cittadine e del nostro territorio diocesano. Mentre vi chiedo in anticipo un anticipo di comprensione e di indulgenza per i miei limiti personali, vorrei terminare con le parole di Sant'Ignazio di Antiochia ai cristiani di Magnesia, sapendo che siete pieni di Dio. Non vi faccio lunghe esortazioni, ricordate di me nelle vostre preghiere perché possa giungere a Dio. Ho bisogno della preghiera e della carità di tutti voi. Vi affido al Signore e alla parola della sua grazia. Consegno il mio ministero episcopale alla intercessione della Madonna del Paradiso e ai Santi Vito, Modesto e Crescenza. Memoria di Santa Marta, il 29 luglio 2022. Scritto a noto.
E due parole adesso anche da parte mia. La prima. Stiamo vivendo un momento normale nella vita e nella storia di ciascuna chiesa e di questa nostra chiesa di Mazara del Vallo. L'avvicendamento nel ministero episcopale per conclusione di mandato in ossequio alla norma canonica che stabilisce nel canone 401 il vescovo diocesano che abbia compiuto i 75 anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al sommo pontefice, il quale provvederà dopo aver valutato tutte le circostanze. E tutto è stato adempiuto come appena constatato. Ho definito questo un momento normale perché tale lo considero, soprattutto se si tengono in conto due punti irrinunciabili. Il capo della Chiesa è Cristo ed è sempre Lui. E le chiese locali sono trascendenti rispetto al ministero ordinato, vescovo, presbiteri, diaconi. Cristo capo associa al suo carisma sacerdotale, profetico e regale con la potenza dello Spirito Santo ministri secondo diversi ordini per formare il popolo sacerdotale. Ma la pietra angolare è Lui, l'unto del Padre, il Kyrios. Il vescovo allora è chiamato a manifestare in trasparenza il volto e il carisma di Cristo capo, prescindendo dal volto di ciascun vescovo, bello o brutto che sia, simpatico o antipatico che possa essere ritenuto. Infatti, nella persona dei vescovi, Lumen Gentium 21, assistiti dai sacerdoti, è presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo, ai credenti, cioè a quelli che vivono di fede e nella fede. È naturale allora che noi, vescovi e preti, con tutto il nostro bagaglio di doti e di limiti, noi passiamo, mentre Lui rimane per sempre. Ed è a Lui che tutti, pastori e fedeli, devono essere condotti e legati, non alle nostre persone. La Chiesa locale ha una storia, una tradizione, una vocazione, una missione che non sono frutto del genio o delle fisime di questo o di quello, se è vero che in ciascuna Chiesa locale si realizza il mistero della Chiesa, sacramento di salvezza. E questa Chiesa di Mazara del Vallo ha cercato in questi anni di approfondire e di implementare tutta questa ricchezza, tanta ricchezza. Sono stati avviati dei processi, assecondando l'ispirazione del Paraclito, ed essi sono affidati tutti a tutta la porzione di popolo di Dio che continua ad esserne custode e garante. La seconda parola concreta. Adesso cosa accadrà? Da oggi, per usare il termine tecnico, la sede episcopale è vacante, cioè non ha un vescovo suo proprio. Mi è stato però anticipato dal Nunzio Apostolico che da questo momento io eserciterò l'ufficio di amministratore apostolico, anche se, mi ha detto, per ragioni tecniche non è stato possibile avere per tempo il decreto del Dicastero per i Vescovi che mi sarà inviato nei prossimi giorni e ne darò comunicazione adeguata. Con questo titolo di amministratore apostolico reggerò la diocesi con poteri episcopali, almeno ritengo, visto che questo è stato il modo consueto adottato dalla Santa Sede, cioè sarò amministratore apostolico ma con tutte le facoltà di un vescovo diocesano. Però attendiamo il decreto. Nella pratica perciò non dovrebbe cambiare molto, fermo restando che non prenderò decisioni innovative da oggi in avanti, rispettando il carattere della vacanza della sede e anche la libertà decisionale di chi mi succederà. Nel concreto, il Vicario Generale cessa dal suo ufficio e così pure il Consiglio Pastorale Diocesano e il Consiglio Presbiterale. Questi ultimi due dovranno essere ricostituiti dal nuovo Vescovo entro un anno dall'inizio del suo ministero.
Le facoltà e le competenze del Consiglio Presbiterale saranno esercitate temporaneamente dal Collegio dei Consultori. Per gli aspetti pratici, non sappiamo ancora nulla, né di data né di luogo dell'ordinazione. Non appena Don Angelo stabilirà il giorno e la sede dell'ordinazione, ne sarà data comunicazione e si procederà ai relativi preparativi. Grazie a tutti e buon lavoro. Adesso come cancelliere io raccoglierò tutto quello che è stato inviato, letto per fare il verbale. Aggiungo che il Vescovo ha già detto tutti gli uffici che cessano e quelli, anche, sono anche quelli che rimangono, come il vicario giudiziale e il cancelliere, cioè io praticamente. L'ultima cosa però importante perché non ci siano incertezze, fino a quando non ci sarà l'ingresso, la presa di possesso, nella preghiera eucaristica si ricorderà il nostro Vescovo Domenico. Nessuna incertezza su questo. In questo periodo ricordo che Monsignore ha anche la facoltà, se vuole, di nominare parroci o vicari, trasferirli e infine la nomina di la giudizia nomina di Vincenzo Greco. Sì, che cessando come vicario generale, il vescovo intende nominarlo delegato ad Omnia. Vedrà, sarà il vescovo a valutare la posizione di un collaboratore principale come delegato ad Omnia. Grazie a tutti.